Iniziamo lo studio della dinamica lineare di Newton, che si compone di tre principi. Dinamica lineare perché poi ci sarà anche una parte di dinamica rotazionale, cioè che riguarda gli oggetti estesi, i corpi rigidi in modo rotatorio. Qui invece abbiamo oggetti che si muovono in modo lineare. I tre principi di Newton si chiamano principio di inerzia, legge fondamentale della dinamica, o legge di Newton o legge del moto, e il terzo principio si chiama legge dell'azione e reazione, principio di azione e reazione.